Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri. Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Archeo Mystery World su Radio Dreamland. Un saluto a tutti voi da Marco Pulieri. Questa sera parleremo di antiche civiltà scomparse, senza rivolgerci però per una volta alle perdute civiltà esotiche del pianeta, ma rimanendo a casa nostra e focalizzandoci su una semplice domanda: qual è stata la culla della civiltà europea? E quante volte abbiamo sentito parlare nel campo dell'archeologia e delle antiche civiltà scomparse, del mito di Atlantide e del mito del diluvio? E sono due elementi che appartengono sia all'immaginario collettivo che al cuore della storia dell'umanità e su cui sono stati scritti fiumi di inchiostri. Ma entrambi possono aiutarci a ricostruire, fin dove è possibile, la vera storia della cultura europea. Noi infatti abbiamo ereditato dall'establishment dominante una versione della storia stessa manipolata, deviata, filtrata. E quella che conosciamo è figlia della cultura patriarcale che si è imposta nella società matriarcale in tempi remoti e che da allora fino ad oggi non ha mai smesso di esercitare il suo dominio culturale. Ma del carattere patriarcale del nostro mondo non se ne parla molto, anzi, e io aggiungo anche volutamente. E così passa l'idea che le cose nella storia dell'uomo siano sempre state così e che non potrebbe essere stato diversamente. Secondo questa versione, l'origine della civiltà europea si deve porre in Medio Oriente e siamo tutti abituati a individuarla nella civiltà sumerica, sin dai banchi di scuola. Tuttavia, tanti reperti archeologici e una miriade di narrazioni contenute negli antichi testi greci e in quelli sacri delle antiche tradizioni di tutto il pianeta rivelano un panorama storico e culturale del tutto diverso. Innanzitutto partiamo da quello che ci racconta un'antichissima tradizione europea, è quella dello sciamanesimo druidico che abbiamo incontrato più volte nelle nostre trasmissioni e che descrive l'esistenza in tempi arcaici di una grande e fiorente civiltà sull'area del Mar Nero e viene descritta come erede di un'ancestrale cultura precedente che sconfina nella mitologia fino al mito greco di Fedonte e in quello europeo del Graal. In entrambe le narrazioni viene descritto l'evento straordinario della discesa sul pianeta di entità provenienti dallo spazio e della conoscenza tecnologica e spirituale che queste dispensarono all'umanità primitiva dell'epoca. Una conoscenza che diede vita allo sciamanesimo druidico che iniziò a diffondersi rapidamente su tutto il pianeta e dando il là a molte comunità che sorsero proprio per condividere e trasmettere i valori espressi dalla conoscenza aliena che era stata ricevuta. E fu così che nacque anche la cultura del Mar Nero, che come vedremo è stata la vera scintilla della civiltà europea. E la storia e la provenienza di questa cultura è legata intimamente a quella del mitico popolo dei Pelasgi, che molti ricercatori vedono come addirittura i divini discendenti del popolo di Atlantide. E infatti sono davvero tantissime le fonti antiche scritte che indicano i Pelasgi come gli Iperborei e il popolo più antico della Terra. Ma la cosa interessante è che secondo fonti diverse sia i Pelasgi appartenevano alla specie umana dei Cro-Magnon. Ora, questa teoria si sposa molto bene con la narrazione presente proprio nella tradizione dello sciamanesimo druidico in merito alla migrazione dei Cro-Magnon verso la regione del Mar Nero. In tempi ancestrali i Cro-Magnon si stanziarono prima nell'Africa centrale, quindi migrando dall'Antartide a causa di cataclismi climatici, che all'epoca l'Antartide era una terra fertile e lussureggiante in cui, secondo il racconto di tantissime tradizioni di tutto il pianeta, fu costruito l'Eden primordiale dell'umanità. Poi in una seconda ondata migratoria arrivarono e si stanziarono sulle coste mediterranee dell'Africa, da dove poi intrapresero un cammino che li portò finalmente sul Mar Nero. Ma un'altra narrazione mitologica inverte la direzione della migrazione dei Pelasgi,
facendoli giungere sulle sponde del Mar Nero dalla regione artica, all'epoca libera dai ghiacci, e provenendo dalla mitica terra, ecco qua, di Atlantide, abbandonata in seguito alla sua distruzione. Nacque così prima la primigenia cultura dei nativi europei e poi gli antichi celti, cioè i progenitori degli antichi celti. Ma comunque siano andate le cose, la cultura del Mar Nero fiorì per millenni e millenni, divenendo un faro di civiltà e svolgendo un'azione unificante per tutte le tribù della regione, anche per la lingua. Non a caso, diverse antiche tradizioni ritengono che questa avanzatissima civiltà riuscì qui a ripristinare l'Eden che era stato perduto in Antartide. E ci riuscì in questa missione grazie alla conoscenza proveniente dall'ancestrale focolare della città di Rama, che abbiamo imparato a conoscere nella valle di Susa in Piemonte, e che si diffuse in tutta Europa e quindi anche in questa regione. Un focolare che era sorto da quel mitico incontro con l'entità aliena di Fetonte, che poi diede vita appunto allo sciamanesimo druidico. E anche l'archeologia ci conferma che effettivamente il bacino del Mar Nero fu popolato fino al periodo in cui avvenne quell'evento catastrofico che si abbatté in quest'area circa 7500 anni or sono e che corrisponde al mito del diluvio, divenuto poi noto come il diluvio di Deucalione. E Robert Ballard, un archeologo, uno scopritore del relitto del Titanic, nel 2000 annunciò di aver individuato sul fondale del Mar Nero a circa 90 metri di profondità i resti di un insediamento umano risalente appunto a 7500 anni fa. Ed è fu un'importantissima conferma che quello che ora è un fondale marino un tempo ospitava fattorie e villaggi sommersi di colpo da una gigantesca inondazione, ma soprattutto che era un lago di acqua dolce. Appurato quindi che sulle sponde del Mar Nero visse per decine di migliaia di anni, almeno fino al 4000 a.C., una civiltà molto evoluta, vediamo ora se, purtroppo in mancanza di un'eredità scritta, riusciamo a tratteggiarne il profilo sulla base dei reperti archeologici in nostro possesso. Il plurimillenario insediamento di questa fiorente civiltà produsse nel tempo delle importanti culture regionali che potremo oggi individuare nella Romania, nella Moldavia e nell'Ucraina. E le conosciamo dall'archeologia come la cultura Vinca, la prima, dal sito dell'archeologico che ne rivelò l'esistenza e che risale addirittura all'8000 a.C. fino a circa al 6000 a.C. Poi conosciamo la civiltà dei Cucuteni, che è avvenuta subito dopo, e anche qui dal nome della località che ha restituito i frammenti della sua cultura. Quindi queste due civiltà le possiamo considerare come eredi dell'antica cultura sciamanica del Mar Nero. E possiamo risalire alla loro identità grazie all'abbondanza, per fortuna, di reperti archeologici molto ma molto significativi. Eppure il pensiero dominante porta a credere che prima dell'avvento dei Sumeri l'Europa brancolava nel buio dell'ignoranza e della superstizione, chiusa in un mondo primitivo in cui non faceva altro che dibattersi per sopravvivere. E secondo l'opinione dominante, appunto, l'evoluzione della società umana ha camminato di pari passi con lo sviluppo del linguaggio scritto e contestualmente alla diffusione della violenza, del principio della guerra e della conquista. In questa visione l'uomo è naturalmente violento, è un oppressore, conflittuale, perché in fondo questi attributi, che secondo questa teoria sono intrinsechi alla loro natura, in effetti gli hanno permesso nel tempo di affermarsi. E la storiografia ufficiale afferma quindi che la storia procede linearmente, non progressivamente, dalle civiltà meno evolute a quelle più evolute, riconoscendo il successo a quelle in cui si è imposta l'autorità, la gerarchia e lo Stato. E questo pensiero, insomma, lascia implicitamente intendere che questi siano degli elementi necessari per la creazione di una civiltà evoluta. È invece curioso e paradossale constatare, come abbiamo visto, che l'altissimo livello di cultura che si sviluppò sul Mar Nero si è basata invece sulla concezione dell'uomo e della società totalmente opposta.
Innanzitutto è da evidenziare come le culture Vinca ed Ecocuteni siano da considerare delle società cosiddette gilaniche, cioè fondate sull'uguaglianza dei sessi e sull'assenza di una gerarchia e di un'autorità. Quindi erano delle società pacifiche, prevalentemente vegetariane, con una struttura sociale egualitaria ma matrilineare. E non erano società schiaviste come appunto la civiltà sumera e l'Egitto, ma il frutto di relazioni comunitarie. Insomma, in sostanza erano in linea con i nostri moderni ideali di democrazia e di autogoverno. Però erano anche delle civiltà enigmatiche che crebbero davvero in poco tempo in grandezza e in complessità, ma furono in grado di produrre degli esemplari artistici unici, ad esempio le ceramiche, gli strumenti, i tessuti, le tecniche di coltivazione, tutte cose che erano avanzatissime per l'epoca, precedendo quindi di gran lunga la civiltà sumera. Purtroppo in radio non posso farvi ammirare la meravigliosa fattura delle statuine di ceramica e della preziosa oreficeria che sono state ritrovate. Sono tutte espressioni di un'altissima raffinatezza esecutiva e dal design incredibilmente moderno. In questi manufatti troviamo una marea proprio di simboli incisi o dipinti raffiguranti spirali, triskel, cioè l'antichissimo simbolo preceltico, il simbolo solare della svastica, forme geometriche, figure antropomorfe ma molto strane e dalle fattezze decisamente non umane. Tutte opere realizzate con una cura, una precisione, un assortimento di colori talmente belle, perfette, che conferiscono a questi oggetti un valore estetico davvero straordinario, credo mai eguagliato. E questa espressione artistica così alta è secondo me un indice evidente di un patrimonio culturale non comune, e segno anche di una ricerca di armonia, di gusto e di una grande sensibilità interiore e anche verso il mondo esterno. Insomma, tutti attributi che questi popoli hanno imparato a sviluppare, a conoscere attraverso, insomma, un rapporto con l'esistenza completamente diverso, come se fosse una sorta di religione in cui l'essenza stava nel riconoscersi parte integrante della natura, da cui appunto attingere ispirazione, riferimento per la propria vita quotidiana. E in queste culture si praticava il culto di una dea che governava l'universo, che provvedeva alla necessità materiale e spirituale degli uomini. Una dea che, insomma, possiamo facilmente identificare nel concetto di Madre Terra. E non a caso si trova una notevole similitudine tra le fattezze delle statuine che abbiamo visto prima, Vinca e dei Cocuteni, e la famosissima Venere di Willendorf, una statuetta del Paleolitico che raffigura una donna dai seni, dai fianchi prosperosi, e che è ormai universalmente accettata e indicata come la raffigurazione della grande dea madre. E sorprende anche pensare che non esisteva la separazione tra sacro e profano. La religione era la vita e viceversa. La figura femminile era associata quindi alle forze della vita e soprattutto alla non violenza. E le donne spesso erano rappresentate come delle vere e proprie sacerdotesse. E quindi la natura pacifica di queste culture, un po' contrariamente però all'immagine che viene trasmessa di questo periodo storico, cioè quella invece di una realtà, di una società violenta, rozza, sessista, è dimostrato anche dall'assenza nell'arte di rappresentazioni di scene di violenza e di caccia. Non ci sono mai raffigurazioni di guerre, di eroi guerrieri, di armi utilizzate da umani contro altri umani, ma sono rappresentate soltanto e soprattutto ciò che corrispondeva alla venerazione della vita, la donna, le piante, gli animali e soprattutto il grembo della natura che li generava e li custodisce, cioè appunto Madre Terra. Ecco, io mi fermerei un attimo per una breve pausa, il tempo di ascoltare un pezzo musicale e poi vi aspetto di nuovo qui. Mi raccomando, rimanete in ascolto. Oh, take these storms away, start a brand new story. I'll make it through each day, singing death or glory. Lord won't answer me, I won't let it bring me down.
Radio Dreamland. Share the vision. Eccoci di nuovo qui. Dunque, si parlava degli elementi venerati nelle culture vinca e dei cocuteni: la donna, gli animali, la natura e madre terra che li genera. Ora, vediamo che una notevole scoperta archeologica nel 1981 in Romania, che risale al 4200 a.C., portò alla luce una raccolta di 15 statuine antropomorfe che venne soprannominata il Consiglio delle Dee. Ora, 15 figure femminili sedute su una sorta di trono e disposte in cerchio rivolte verso il suo centro, che sembra davvero la riproduzione di una miniatura dell'assetto di un tempio, di un rituale. E il cerchio del convivio delle dee può raccontarci molto sulle usanze rituali di questa cultura e soprattutto sul ruolo che rivestivano le donne, che a quanto pare erano le leaders, diremmo oggi, della vita religiosa e spirituale delle comunità. I reperti archeologici della cultura vinca, fra l'altro, ci restituiscono un enigma molto intrigante, perché spesso le fattezze delle statuine sembrano suggerire un modello figurativo non umano, direi quasi alieno. Ecco, infatti, osservandole non si può fare a meno di richiamare alla mente l'aspetto delle creature appunto aliene, cosiddette grigi, di cui tanto si sente parlare, ed è veramente forte questa analogia. E allora viene da chiedersi: ma da dove venga, da dove proveniva quella fisionomia che hanno evidentemente visto? E vedremo più avanti che c'è un elemento molto inquietante che forse può fornirci qualche indizio su questa risposta. Un'ulteriore conferma dell'armonia e dell'equilibrio sociale che regnava in questa civiltà la troviamo nel fatto che non c'erano differenze tra le varie tipologie abitative, il che ci dice che non esisteva una gerarchia tra ricchi e poveri. E gli edifici erano molto complessi per l'epoca e soprattutto molto estesi, tanto da costruire delle vere e proprie piccole città anche con 15.000 abitanti, assolutamente prive di sistemi difensivi, e questo è di per sé già un fattore molto indicativo. Tutti i muri esterni ed interni delle abitazioni, i soffitti, i letti e gli arredi erano tutti decorati con disegni complessi in bianco, nero e rosso. Decorazioni che richiamano molto da vicino quelle che troviamo nelle Domus Deiana, che sono diffuse e conosciutissime in Sardegna. E poi c'è un altro elemento che ci dice molto sul grado di civiltà di quelle culture, e questi sono stati gli artefici del primo sistema di scrittura di cui si ha notizia nella storia dell'uomo, anticipando di gran lunga la scrittura egizia e sumera. Questo straordinario dato ci viene fornito dall'importantissimo ritrovamento archeologico delle cosiddette tavolette di Tartaria, dal nome della località del ritrovamento, appunto nell'area dei Cucuteni. Le analisi al carbonio 14 eseguite all'inizio del 2000 e con l'apporto, fra l'altro, della dendrocronologia, quindi è molto precisa come analisi, hanno dimostrato che le tavolette di Tartaria risalgono ad un periodo che va dal 5370 circa avanti Cristo e contengono quindi 40 lettere, però finora non è stato purtroppo possibile decifrarle, poiché non ci è nota la lingua dei loro creatori e soprattutto non esistono nemmeno iscrizioni di paragone, di riferimento con cui confrontarle. Rimane comunque molto interessante il fatto che le tavolette danubiane siano state trovate nella fossa funeraria di una donna, ed era una tomba molto particolare perché conteneva diversi oggetti apparentemente rituali che fanno pensare al fatto che si trattasse di una sciamana. Quindi quelle tavolette potrebbero far parte anche di un suo corredo personale magico e religioso, e potrebbero contenere delle formule sacre. I segni grafici ritrovati a Tartaria, e quindi riconducibili appunto alla cultura dei Cocuteni, sono molto simili ad altri rinvenuti nella regione balcanica più orientale, appartenente alla precedente cultura vinca, che risaliva al 7400 circa avanti Cristo. E il progresso e l'armonia di queste società matriarcali durò, come abbiamo visto, migliaia e migliaia di anni, finché non venne stravolta dalla catastrofe del diluvio che assalì la regione del Mar Nero intorno al 5500 a.C.
Fu un evento che avvenne per la tracimazione del Mar Mediterraneo, che si stava innalzando sempre di più a causa dello scioglimento dei ghiacci di una mini glaciazione che interessò quelle regioni. Ed è un evento che è ricordato in molte culture tradizionali, è riconducibile al mito di Deucalione e a quello più conosciuto di Noè. A seguito di queste catastrofe, le popolazioni di origine pelasgica che qui vivevano ormai da millenni e furono costretti ad intraprendere delle migrazioni in varie direttrici per trovare nuove terre di insediamento, e una di queste li portò a diffondersi nel Mediterraneo, dando così inizio al mito dei pelasgi storici per come sono giunti a noi, per come li conosciamo, ad autori famosi per le città-stato megalitiche che sono presenti soprattutto nell'Italia centrale. E lo sconvolgimento a cui furono soggetti portò a un indebolimento della struttura sociale, e vista la loro natura mite e pacifica, subirono fortemente l'impatto di tribù bellicose organizzate provenienti dall'Oriente, che quindi presero facilmente il sopravvento su di loro. E si insediò quindi in quella fertile e prospera regione una forma di patriarcato costituito da un popolo veramente rozzo, violento, con aspetti culturali e artistici chiaramente inferiori alle società gilaniche. Tuttavia erano strutturati in una rigida gerarchia classista e sessista, e questo portò di nuovo a considerare come la storia procede tutt'altro che linearmente. Quando i Kurgan, così si chiamava il popolo guerrafondaio che invase quella regione, soppiantarono la società gilanica. La storia quindi ha fatto un passo indietro, passando da una civiltà evoluta ed egualitaria ad una meno evoluta, tuttavia organizzata gerarchicamente, e così definendo un momento triste della storia della civiltà umana, che purtroppo non si è esteso fino ai giorni nostri. Si può affermare quindi che non solo è possibile concepire una società egualitaria e diversa da quella in cui viviamo, ma che questo modello sociale è già esistito tantissimo tempo fa, come ci dimostra la cultura appunto dell'antico sciamanesimo druidico del Mar Nero. E ci siamo fatti a questo punto un quadro abbastanza esaustivo del grado di civiltà che la cultura del Mar Nero ha espresso in un arco di tempo enorme. E troviamo tracce della sua opera in diversi elementi archeologici molto misteriosi. Vediamoli un attimino insieme. Allora, esistono innanzitutto diversi complessi megalitici nell'odierna Bulgaria, usati come santuari solari e osservatori astronomici. Poi conosciamo l'antichissimo sito megalitico Sarmizegetuza in Romania, che è composto da un elemento, da più elementi molto enigmatici, in cui servivano a svolgere funzioni astronomiche, astrologiche, cultuali, ma anche, e forse in più interessante, esoteriche. Infatti, secondo Platone, gli antichi daci, cioè il popolo di origine pelasgica a cui il sito è attribuito, ma che però molto probabilmente trovarono già lì quando si insediarono in quella zona, e credevano nell'immortalità dell'anima, e la morte era un viaggio per ricongiungersi con il proprio dio Zamolskis e acquisire l'immortalità. E in questo sito quindi doveva probabilmente essere praticato qualche culto solare connesso proprio al concetto di morte e rinascita. E perché accanto al santuario circolare di pali in legno, che poi è la struttura principale del sito, c'è una gigantesca ruota solare di andesite a 10 raggi. E come abbiamo ormai imparato, il megalitismo e i culti adesso connessi sono una manifestazione diretta dell'antico primigenio sciamanesimo solare druidico, e quindi questi elementi si collocano in una perfetta continuità storica. E oltre all'aspetto sacrale, in questo sito megalitico sono stati registrati però anche fenomeni fisici, acustici, strani, apparentemente provenienti dalle pietre stesse, fenomeni che sono comparsi improvvisamente nel più profondo e totale silenzio della natura, che a detta di chi li ha rilevati sembravano riconducibili a strumentazioni tecnologiche. Ma può sembrare azzardato un'affermazione del genere. Però non si possono ignorare le storie del posto, le storie, le leggende locali, che raccontano l'esistenza di collegamenti sotterranei tra quel sito e le caverne presenti sotto i monti Buceggi a qualche centinaio di chilometri di distanza.
che vedremo potrebbero, in questo caso il condizionale d'obbligo, avere però a che fare con la presenza di civiltà aliene. Ma intanto valutiamo che sui tunnel sotterranei che collegano luoghi particolari esistono tantissime storie e conferme archeologiche, soprattutto in prossimità di luoghi megalitici di particolare sacralità e soprattutto in presenza di piramidi. E la regione del Mar Nero non poteva essere da meno, sia in fatto di piramidi, infatti le cronache di questi ultimi anni hanno riportato la scoperta in territorio rumeno di un allineamento di 3 piramidi naturali che sono allineate astronomicamente e di una piramide nella catena montuosa del Buzai in Romania. Una piramide alta 300 metri è molto simile per forma e per le strutture artificiali che sembrano comparire dalla sua superficie a quelle bosniache che abbiamo incontrato in altre trasmissioni. E poi non poteva essere da meno anche per il fatto di tunnel sotterranei. Infatti le cronache del periodo bellico della Prima Guerra Mondiale riportano dettagliatamente l'esistenza di misteriosi cunicoli megalitici che collegavano una località dell'attuale Moldavia che con la Turchia, attraversando sotterraneamente la distesa d'acqua. Ma anche le agenzie segrete del periodo comunista erano a conoscenza di questi percorsi sotterranei, di cui tenevano segreta l'ubicazione e l'accesso secondo il piano preordinato di nascondere e distruggere tutte le tracce del patrimonio lasciato dagli antichi popoli rumeni. E sembra che anche negli anni 80 militari impiegati lungo il Danubio ne scoprirono altre bocche di accesso. Chi furono quindi gli ignoti costruttori? Chissà poi se esiste una relazione tra questa rete di tunnel sotterranei e le leggende rumene che parlano del loro dio Zalmoxis come di un essere divino ancestrale, dispensatore di conoscenza, che apparve agli uomini del tempo emergendo dal mondo sotterraneo, dove poi ritornò dopo essersi commiatato da loro. E questa vicenda evoca inevitabilmente il mito planetario di Agarty, il mondo sotterraneo in cui si sarebbero ritirati gli antichi maestri venuti dal cielo. E a proposito di mondi sotterranei, eccoci al collegamento accennato prima con le misteriose caverne dei Monti Bucegi, una regione montuosa famosa alle genti locali per i campi elettromagnetici e le energie positive che qui si sprigionano. E questo luogo è stato teatro di un evento davvero incredibile che ha del pazzesco ed inquietante, avvenuto nel 2003 e raccontato da Radu Sinamar, che forse è uno pseudonimo, autore insieme a Peter Moon del libro Transylvanian Sunrise. I fatti si riferiscono a una storia vecchia di 11 anni, ma tornata adesso a galla delle cronache perché sarebbe stato oggetto di un insabbiamento degno veramente dei migliori dei cover-up che noi conosciamo in ambito ufologico. Il tutto ha inizio nel 93, quando una serie di terremoti sotterranei nella zona dei Monti Bucegi indusse i geologi a condurre delle verifiche sul territorio. A seguito di queste indagini scoprirono casualmente che l'interno dei Monti Bucegi non solo era a cavo, ma sembrava addirittura scavato dall'interno. E la parte più profonda della cavità era assolutamente insondabile, come se una barriera invisibile ne impedisse qualsiasi rilevamento. Poi nel 2002 ci furono altri terremoti e nel 2003 avvenne un fatto davvero strano. L'anno precedente, quindi di nuovo nel 2002, i satelliti del Pentagono avevano rilevato all'interno dei Monti Bucegi una cavità che sembrava una struttura artificiale e protetta da campi energetici che impedivano di sondarla totalmente. E questa struttura sembrava, e questo aveva allarmato appunto il Pentagono, sembrava avere le stesse identiche caratteristiche di una struttura trovata in Iraq prima che gli americani facessero scoppiare la guerra e che aveva destato la loro fortissima attenzione. A questo punto il direttore del Dipartimento dei Servizi Segreti Rumeni, denominato Dipartimento Zero, cioè certo Cesar Brad, venne contattato da un funzionario di alto rango di una loggia massonica italiana, anche se però sembrava, a detta da lui, una presentazione più che altro di facciata che nascondeva invece l'appartenenza, come poi fu in parte dichiarato, al gruppo Bilderberg. Il motivo della visita delle sfere più alte dei poteri occulti era appunto l'interesse per la possibile scoperta in questa zona di una struttura simile a quella che loro conoscevano bene, rinvenuta in Iraq. E questo potente personaggio esercitò tutta la sua influenza sui servizi segreti rumeni affinché fosse intrapresa una campagna di scavi per riuscire ad accedere ai tunnel che erano inaccessibili.
e alla camera segreta che era stata individuata dalle rivelazioni satellitari. La spedizione, alla presenza anche del consigliere del vicepresidente statunitense, ebbe successo anche se con molta difficoltà, e perché fu necessario superare diverse barriere energetiche, come raccontò poi lo stesso funzionario dei servizi segreti, e finché non riuscirono comunque a scoprire un ambiente gigantesco a forma di calotta sferica in cui erano presenti delle pazzesche strutture di chiaramente, palesemente di natura aliena. Descritte fra l'altro molto dettagliatamente nel libro che ho appena citato. Insomma, da questo ambiente fantastico si dipartivano tre tunnel che però rimasero per prudenza inesplorati, almeno in quella situazione. E forse questi tunnel hanno qualcosa a che vedere con quelli che abbiamo visto in precedenza, che si dice colleghino il sito megalitico di Sarmi Segetusa con appunto l'interno dei Monti Bugeni. E ad aggiungere ancora di più il tono pazzesco e straordinario a questo fatto di cronaca è stato il comportamento dei poteri occulti, che contrariamente alla volontà del governo rumeno diffidarono le autorità a tenere tutto segretamente nascosto, insabbiando qualsiasi forma di divulgazione pubblica della scoperta, e poi, da quanto fu riportato, minacciando, e neanche tanto velatamente, alcuni cronisti televisivi che invece volevano approfondire e divulgare l'accaduto. E quindi, se le cose stanno realmente come sono state raccontate, capite che siamo di fronte a qualcosa di un'importanza pazzesca, che dovrebbe in qualche modo essere approfondita e conosciuta. Infine, per chiudere un po' il viaggio tra i misteri di queste terre, vi riporto un altro fenomeno inspiegabile, che è quello della piramide olografica, che guarda caso si manifesta proprio in quest'area. E si tratta di un fenomeno fisico di cui non si conosce né la natura né l'origine, che avviene sul sito megalitico chiamato la Sfinge, così denominato proprio in virtù del fatto che c'è un monolite presente su una delle cime dei Monti Bugeggi, che è stato sagomato dall'uomo con la forma appunto della mitica Sfinge. In prossimità quindi di questa scultura, dopo che il sole ha superato l'orizzonte al tramonto, sulla valle antistante la collina compare improvvisamente dal nulla una vera e propria gigantesca piramide olografica nera, che si forma, badate bene, anche in presenza di fitte nebbie o tempo nuvoloso. E questo fenomeno, potete immaginare, attira la curiosità di migliaia di persone. Quindi un altro gran bel mistero della regione del Mar Nero. E per finire accenno velocemente all'ultimo enigma che incontriamo stasera. Che cosa ci fa in Bulgaria, vicino alle coste del Mar Nero, un pozzo sacro megalitico antichissimo, identico a quelle che conosciamo in Sardegna? Bene, come abbiamo visto, questa terra ancestrale è ricca di misteri e di magia, ma anche di testimonianze storiche ed archeologiche che gettano veramente un volto del tutto nuovo alla cultura che qui si sviluppò in tempi remoti, rendendola di diritto, a mio parere, la vera culla della civiltà europea, sia per l'equilibrio sociale ma anche per la spiritualità che abbiamo visto che ha saputo esprimere ininterrottamente per millenni, finché poi, ecco, non venne soppiantata dal patriarcato. E quindi in questa cultura, forse, in qualche modo sicuramente a noi invisibile, forse continua ad essere un punto di riferimento e di contatto anche per altre culture a noi molto lontane, che magari però condividono i suoi stessi valori. Ecco, io mi fermo qui, anche questa puntata è giunta al termine. Ma prima di lasciarvi vorrei suggerirvi, se foste interessati ad approfondire i temi toccati nella puntata, a visionare i vari articoli scritti da Giancarlo Barbadoro, fondatore di questa radio, proprio sull'Eden primordiale in Antartide e sulla civiltà del Mar Nero, sulla rivista online Shan Newspaper all'indirizzo shan-newspaper.com, utilizzando in questo caso il motore di ricerca interno. E poi vi segnalo anche il libro La mitica città di Rama, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero per le edizioni Keltia, e che trovate sul sito www.triskeledition.com. Allora, un saluto a tutti voi da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!